Ciao e bentrovato. Oggi ho il piacere di presentarti il piano compensi di Stifforp. Innanzitutto un benvenuto e sono sicuro che ciò che starai per ascoltare ti illuminerà la giornata. Benissimo, la prima cosa che vedremo insieme è la carriera che si può fare con Stifforp. Intanto, come vedi, si può iniziare con una cifra che è veramente accessibile a tutti. Infatti si può essere distributori con l'acquisto di un pacchetto di 49,95, poco più di 37,80 euro, al momento della registrazione. Successivamente solo 9,95 dollari al mese, poco meno di 7 euro. Una cifra quasi irrisoria per l'enorme opportunità che ti offre Stifforp, che vedremo tra pochissimo. Quindi, iniziando da distributor, avrai tutta una serie di guadagni che vedremo in seguito. Naturalmente, per avere diritto ai compensi, bisogna essere attivi. Attivo è un distributore che acquista i servizi offerti da Stifforp ogni mese per una cifra di 9,95 dollari. Per chi non lo sapesse, Stifforp offre servizi e strumenti di marketing avanzati, quindi è quello il suo prodotto. Se ti stai chiedendo il significato di Stifforp, come è facilmente intuibile, vuol dire semplicemente profits al contrario. Benissimo, vediamo quindi come sia possibile fare subito carriera con Stifforp. Vediamo che il passaggio successivo da distributor è quello di poter fare la prima qualifica e ottenere la prima stella. Scalare le qualifiche è del tutto facoltativo, infatti è possibile raggiungere una rendita mensile restando distributor e quindi non affiliando nessuno. Naturalmente, se deciderai di lavorare, i vantaggi saranno maggiori, ma capirai meglio più avanti nel video. Dunque, per ottenere la qualifica prima stella, bisogna semplicemente avere due distributor nella propria rete, vale a dire parlare con amici, conoscenti, o con chiunque sia interessato a costruire uno stipendio mensile grazie a Stifforp. Quando avrai inserito personalmente in attività due di loro, otterrai la qualifica prima stella. Ma c'è subito la possibilità, avendo ottenuto la prima stella, di ottenere la qualifica successiva, cioè la seconda stella. E cosa bisogna fare per ottenerla? Semplicissimo, occorre avere minimo due affiliati, di cui uno alla prima stella. Oppure, in alternativa, avere 12 distributor attivi che abbiamo inserito personalmente in attività. La prossima qualifica è la qualifica terza stella. Per ottenere questa qualifica occorre avere due affiliati alla seconda stella o inserire personalmente 30 distributor. È la prima qualifica importante che ti permette di avere una molteplice quantità di vantaggi e ti permette di iniziare a fare cose importanti già dal primo mese di attività. Compreso questo, l'azienda ci mette a disposizione un altro strumento eccezionale. Quale? Ti permette di partire direttamente con la qualifica terza stella, se lo vorrai, pagando all'iscrizione 50 dollari più 99,95 dollari all'anno, risparmiando così il 20% di quello che pagheresti in un anno da distributor. E questo, come detto prima, ti permette già dal primo mese di attività i massimi benefici possibili, che vedremo tra poco. Naturalmente puoi iniziare semplicemente come distributor e scalare le qualifiche. Se decidi invece di iniziare con la qualifica terza stella, pagherai 50 dollari all'inizio come tassa iniziale più 99,95 dollari all'anno, non al mese. Ma non per sempre, fino a quando ovviamente i ricavi eguaglieranno i costi e successivamente li supereranno. Ok, andiamo avanti velocemente con la quarta e la quinta stella. A questo punto, come vedi nella slide, il sistema ti porta esattamente con la stessa identica modalità alla quarta e alla quinta stella. Infatti, si può arrivare veramente in cima alla massima qualifica possibile in carriera. In che modo? Per la quarta stella occorre avere due affiliati alla terza stella o 100 distributor. Per la quinta e ultima stella occorre invece avere due affiliati alla quarta stella o 300 distributor.
Ovviamente, più farai carriera, più guadagnerai. Considerando che l'azienda, come detto prima, ci dà la possibilità di iniziare con due modalità, come distributor o direttamente alla qualifica terza stella. La cosa più interessante da comprendere è che grazie a questo, a queste due modalità di iscrizione, è possibile scalare le qualifiche molto rapidamente. Mi spiego meglio. Immagina domani di inserire un amico che si chiama Luca e un altro amico che si chiama Marco. Loro magari decideranno di iniziare alla terza stella per avere accesso da subito a tutti i compensi. Tu dunque raggiungerai subito la qualifica quarta stella. Infatti, per ottenerla, hai bisogno di due affiliati alla terza stella. Oppure Marco e Luca iniziano semplicemente come distributor, ma iscrivono a loro volta due affiliati con qualifica terza stella e per te sarà la stessa cosa. Oppure iscrivi semplicemente due o più persone come distributor e queste, facendo lo stesso, ti permetteranno di ottenere la prima stella e così via. Quindi bisogna stare attenti a seguire la propria rete un po' in profondità, perché questo ci consente di fare carriera velocemente. Qui c'è da dire una cosa importante, cioè che sono avvantaggiate le persone che iniziano con la qualifica alla terza stella, perché ovviamente andranno a duplicare questo sistema e velocemente arriveranno a fare le qualifiche più importanti. Ok, adesso andiamo a vedere i sistemi di guadagno quali sono. Intanto abbiamo quattro forme di guadagno e questa è la prima, che si chiama bonus da Powerline, che è semplicemente un bonus di benvenuto che l'azienda dà a qualsiasi distributore decida di entrare in attività con Stirfor ed è esattamente di 4 dollari e lo otteniamo soltanto il primo mese di attività. Ma perché si chiama bonus da Powerline? Perché entrando in attività l'azienda ci fa vedere nel nostro back office la Powerline. Questa parola è ancora molto sconosciuta, ma di facile comprensione. Negli Stati Uniti è da anni che la usano, in Italia da molto poco. La Powerline è semplicemente un sistema che ci permette di vedere tutto quello che succede nel mondo di Stirfor, cioè tutte quelle persone nel mondo che effettuano la preregistrazione, per poi eventualmente decidere di acquistare il pacchetto ed entrare in attività, e quelle che sono già paganti. Ovviamente questo non vuol dire che le persone che vediamo nella Powerline andranno nella nostra struttura. Semplicemente sono tutte le persone del mondo che vengono preregistrate, quindi non bisogna confondere la Powerline con la matrice di cui parleremo tra poco. Vediamo ora la seconda forma di guadagno, che viene chiamata Fast Start Bonus con Infinity Overrides. E questo è molto interessante, perché ci permette di dare un'accelerata, specialmente all'inizio, quando magari andremo a introdurre il maggior numero di persone in attività, perché specialmente all'inizio appunto cercherai di parlare con molte persone, facendo in modo quindi di far entrare quanta più gente possibile nella propria organizzazione. Quindi, come funziona? Ogni volta che condividerai questa opportunità con qualcun altro, tu avrai un guadagno immediato di 25 dollari di Fast Start Bonus. Ma a questi si possono aggiungere altri 5 dollari a seconda della tua qualifica e non solo. Immagina di essere entrato in attività come distributor o alla qualifica terza stella e di aver introdotto una persona in attività. Avrai guadagnato 25 dollari la settimana stessa. La cosa straordinaria qual è? Che la persona che hai fatto entrare in attività, anche lui o lei farà la stessa cosa e avrà diritto a un guadagno di 25 dollari. Ma tu avrai un guadagno
come seconda generazione e terza generazione. Infatti guadagnerai 2 dollari di overwrites sul primo acquisto di tutte le persone che i tuoi affiliati diretti porteranno a Stirforp e un ulteriore dollaro su tutte le persone che gli affiliati dei tuoi affiliati diretti faranno entrare in attività. Vale a dire la terza generazione. Guadagnerai questi bonus per sempre per ogni nuovo iscritto diretto e non nella nostra struttura. Per questo motivo viene chiamato Fast Start Bonus con Infinity Overwrites. Overwrites infiniti. Quindi, se fai un pochino i conti, diventa davvero interessante. Naturalmente, facendo carriera e conquistando la qualifica quarta e quinta stella, otterrai un dollaro aggiuntivo per ogni qualifica rispettivamente sulla quarta e sulla quinta generazione. Eccezionale, perché considera che il sistema si duplica esponenzialmente per ogni iscritto e se sei una quinta stella riceverai una commissione per ogni iscritto su 5 generazioni, quindi molto molto interessante. Passiamo ora alla terza forma di guadagno, in cui conosceremo come sia possibile raggiungere una rendita di 2047,50 dollari al mese senza aver mai iscritto nessuno a Stirforp. Mai. Naturalmente, se decidi di lavorare, guadagnerai molto di più da questa forma di guadagno e inoltre guadagnerai anche attraverso la seconda e la quarta forma di guadagno, che vedremo tra poco, in quanto richiedono la ricerca di affiliati per ricevere bonus. Per la terza forma di guadagno dobbiamo necessariamente introdurre il concetto di matrice, perché questa è sicuramente un'innovazione, non tanto la matrice, ma quello che vedremo tra poco. La matrice è un sistema che è stato usato più volte nel network marketing, ma cerchiamo insieme di comprenderlo al meglio. Ok, immagina che l'omino vestito di rosso, che vediamo in cima, sia il tuo sponsor, cioè la persona che ti introduce in attività, e tu sei quell'omino blu, che vediamo sotto. Ok, dov'è che andrà a posizionarti il tuo sponsor? In realtà da nessuna parte, perché sarà il sistema stesso, in automatico, che ti andrà a posizionare nel primo spazio che troverà libero nella matrice. Cosa significa questo? Dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra, il primo posto disponibile è il posto che andrai ad occupare nella matrice del tuo sponsor. La matrice non è nient'altro che un sistema che parte da una persona e si espande. Sul primo livello, come puoi vedere nella slide, possono starci solo 2 iscritti. Tutti gli altri andranno in maniera forzata nel secondo livello, che è di massimo 4. Il terzo, che è di 8, e così via. Vediamo infatti 16, 32, 64, 128, fino al 14° livello, che è fatto di 16.384 persone. Insomma, una matrice completa è fatta di 16.000 persone circa, ma la cosa interessante è se, come sicuramente il tuo caso, ti trovi in una struttura forte come la nostra, avrai il grande vantaggio nel tempo che occorre naturalmente, di avere dello spillover. Cioè verranno inseriti sotto di te dal sistema in automatico delle persone che magari il tuo sponsor ha iscritto e avendo dello spazio libero sotto di te andranno obbligatoriamente nella tua organizzazione. Per questo motivo dunque viene chiamata matrice forzata. In questa immagine lo si spiega ancora meglio. La tua matrice inizia all'interno della matrice del tuo sponsor perché è lei che ti va a posizionare nella sua matrice, quindi il tuo sponsor e altri sopra di lui potranno inserire affiliati nella tua matrice. Tu anche puoi inserire distributori per riempire la tua matrice e i distributori che tu stesso hai introdotto o che magari il tuo sponsor ha introdotto nella sua matrice, ovviamente, anche loro inseriranno altre persone nella matrice. Attraverso questo sistema cosa si ottiene?
che le upline, cioè non solo il tuo sponsor, ma anche le persone sopra il tuo sponsor, aiutano la downline. La downline aiuta te e tu aiuti la downline e anche il tuo sponsor. E quindi, come vedi, c'è una sinergia davvero, davvero interessante. Questa è la logica con la quale funziona la matrice, ma la cosa interessantissima e davvero innovativa è il guadagno che si può ottenere da una matrice. Come detto precedentemente, per un distributore che non ha mai sponsorizzato nessuno personalmente, ovviamente deve essere attivo, ha la possibilità di avere un guadagno fino a un massimo di 2047,50 dollari al mese. Cioè, avrà un guadagno nella sua matrice fino al riempimento del dodicesimo livello, come vediamo nella slide. Ma questo non significa che guadagnerai solo quando sarà riempito il dodicesimo livello, no, durante il percorso, magari il primo mese saranno pochi dollari, se decidi di iniziare da distributor, il secondo qualcuno in più e via dicendo, chiaramente a distanza di qualche mese i guadagni diverranno sempre più interessanti, fino al raggiungimento di quella somma. E questo è eccezionale perché immagina una persona che non fa nulla, decide semplicemente di essere un distributore, magari ci prova ad affiliare, ma non ci riesce. Bene, se ha la pazienza di restare in Steelforp qualche mese, comincerà a vedere dei guadagni interessanti nati dalla matrice, anche se non ha sponsorizzato nessuno. Per coloro invece che decidono di lavorare, ciò che fanno delle qualifiche avranno vantaggi maggiori naturalmente. Come vedi, dalla slide, già alla seconda stella i guadagni sono fino al tredicesimo livello, raggiungendo un guadagno di 4095,50 dollari al mese. Per la terza, la quarta e la quinta stella invece il compenso massimo fino al quattordicesimo livello è per un massimo di 8.191,50 dollari al mese. Quindi è assolutamente straordinario. Per concludere, ti illustro anche la quarta forma di guadagno. Come visto prima, nella terza forma di guadagno, l'azienda ci dà la possibilità di guadagnare senza aver portato nessun affiliato, mai. Ovviamente, come detto prima, se decidi di impegnarti o semplicemente fai un minimo, avrai dei vantaggi maggiori, soprattutto in termini di tempo, perché ovviamente sarà molto più veloce. Quindi, la quarta forma di guadagno è quella che interessa a tutti coloro che vogliono fare questa attività seriamente. Non dico part-time o full-time, questa è una scelta personale, ma con un minimo di impegno. Perché? Oltre gli 8.000 e rotti dollari che si possono guadagnare alla quinta stella dalla matrice, c'è un guadagno extra che è qualcosa di davvero eccezionale. Immagina di poter guadagnare una percentuale che raggiunge un massimo dell'88% di tutte le commissioni da matrice che ogni persona che tu avrai inserito in attività guadagna nel mese. Mi spiego meglio. Immagina di aver inserito nel tempo che ti occorre 10 distributori attivi nella tua matrice e queste persone nel tempo otterranno come te un determinato guadagno. Ok, quando finisce il mese, a seconda della tua qualifica che avrai in quel momento, l'azienda andrà a pagarti una percentuale che si chiama matching bonus su quello che è stato il loro guadagno da matrice di quel mese. Come vediamo dalla slide, sulle persone che avrai inserito personalmente, avrai il 50% se sei una prima stella, ma immagina di essere una seconda stella. Otterrai sempre un 50% sui tuoi diretti, più un 20% su tutti gli affiliati della seconda generazione. Se sei invece una terza stella, che poi è la qualifica a cui ambiscono tutti fin da subito perché dà davvero dei vantaggi materiali in termini di tempo e di guadagno,
Otterrai il 50% sulla prima generazione, più il 20% sugli affiliati della seconda generazione, più il 10% sulla terza generazione, per un complessivo di 80% di ciò che hanno guadagnato sulla matrice, che viene quindi riconosciuto anche a te. È chiaro che andando avanti con la quarta e con la quinta stella, come vedi, le percentuali aumentano, raggiungendo un complessivo pari all'88% fino al quinto livello. E questo è un guadagno straordinario perché in termini di quantità farà una grandissima differenza rispetto a qualsiasi altro tipo di network. Benissimo, per quanto riguarda la presentazione del piano compensi di Stillforth abbiamo concluso, spero di essere stato abbastanza chiaro. Considerando che occorre un po' di tempo per assorbire tutte le nozioni illustrate in questo video, il mio suggerimento è quello di guardarselo 2 o 3 volte e sicuramente dopo avrai le idee molto più chiare di quanto sia una grandissima opportunità il piano compensi di Stillforth. Velocemente, prima di chiudere, per la registrazione è abbastanza semplice. Basta cliccare sul link qui sotto, effettuando la preregistrazione gratuita. Questa servirà a far sì che il sistema inizi, anche se non sei ancora attivo, a inserire altri preregistrati sotto di te nella tua matrice. Ovviamente non tutti procederanno all'iscrizione, ma molti di loro. Cliccando infatti su Genealogy in alto a destra, come vediamo nella slide, vediamo che in un minuto circa abbiamo già 6 preregistrati che il sistema ha inserito nella nostra matrice. Per procedere all'iscrizione clicchiamo su Join, sempre in alto a destra accanto a Genealogy, e compiliamo lo step 1. Nello step 2 scegliamo se iniziare come distributor con l'opzione 1 o direttamente alla terza stella con l'opzione 2. Nello step 3 inseriamo il numero della propria carta, va bene anche la PostiPay, dove ogni mese verrà prelevato automaticamente l'importo necessario per rimanere attivi. Non ci sono vincoli di nessun genere, ma se non si rispetta il pagamento mensile si esce fuori dal sistema e si perde la propria downline. Quindi la cosa importante è ricordarsi di caricare sulla propria carta la quota necessaria, insomma. Come possiamo vedere, se andiamo su Genealogy, dopo aver perso un paio di minuti a compilare gli step, notiamo che da 6 preregistrati adesso ce ne sono 77, quindi assolutamente eccezionale. Bene, a questo punto direi che è davvero tutto, mi auguro di essere stato d'aiuto per una maggiore comprensione e con questo ti auguro un grandissimo successo con noi. Un augurio di cuore e a presto!